Ciao Rani Rospi, benvenuti in questo nuovo fantastico decennio. Cominciamo quest'anno in bellezza perché oggi voglio provare una nuova tavoletta uscita pochi giorni fa. Wacom non credo che l'abbia annunciata, è uscita un po' così dal nulla e quindi io ho deciso di testarla per metterla un po' alla prova, vedere come se la cava. E la tavoletta in questione è proprio questa, la Wacom One Creative Pen Display. Perché in realtà ce n'è un'altra che condivide un nome molto simile, che è la One by Wacom, ma quella è un'altra cosa, è proprio la versione più basilare ed economica delle tavolette Wacom disponibili. Invece questa è proprio un pen display. Questo significa che c'è anche un bello schermo, che ormai è la cosa che interessa di più a tutti quanti, comprensibilmente. Quindi l'apriamo, vediamo com'è. Eccola qua. Quindi, come prima cosa abbiamo la tavoletta che è questa qui. È davvero, a mio avviso, carina, un 13,3 pollici, quindi se non sbaglio dovrebbe essere uguale alla vecchia 13 pollici di Wacom, che ormai dovrebbe essere fuori produzione. Il retro è così bianco, è tutta un'enorme lastra di plastica, mentre qui davanti c'è il vetro, qua in alto c'è il laccetto per tenere la penna e qua sotto c'è tutto il resto. Cavi, cavi, cavetti, il trasformatore dove c'è l'attacco sia italiano che inglese e la penna della tavoletta, che stavolta, a differenza delle Wacom uscite gli anni precedenti, non è più la Pro Pen 2, ma è una penna fatta apposta per questa tavoletta, quindi non ha la gomma, ha un solo tasto laterale e la punta, come al solito, è quella. Perché questa tavoletta è una novità in casa Wacom? Perché è il pen display più economico mai uscito finora, che costa $399, €405, e che secondo me risponde moltissimo alle richieste di tanti appassionati che ormai non hanno nessuna voglia di fare la gavetta tavoletta senza schermo, schermo e così via, ma vogliono direttamente un display economico con lo schermo. Io l'ho notata un po' questa tendenza sempre più spesso. Diciamo che non la biasimo perché comunque quando si va a disegnare si tende sempre a ricercare un'esperienza quanto più simile possibile al disegno su carta, di conseguenza ha la sua importanza in questo. Comunque adesso vi parlo delle specifiche di questa tavoletta, poi farò dei test dove l'andrò semplicemente a utilizzare, dandovi le mie impressioni a riguardo, e poi vi parlo anche di altre novità che questa tavoletta ha introdotto che potrebbero essere per alcuni molto interessanti. Lo schermo della tavoletta è un 13,3 pollici con una risoluzione di 1920x1080 Full HD e una gamma di colori che copre il 72% dello spazio colore NTSC. La superficie dello schermo è opaca e probabilmente lo potrete vedere bene anche dalle riprese. Il vetro copre tutta la parte frontale, inclusi i bordi, che è una scelta che personalmente a me piace tantissimo. Mentre il retro invece è un unico blocco di plastica molto solido, che protegge bene anche i lati della tavoletta nel caso dovesse subire urti, anche se ci auguriamo tutti di no, trattatela bene. Ci sono due piedini integrati che permettono di tenerla a un'inclinazione di 20 gradi, sotto uno dei quali si trovano le punte di ricambio per la penna. Lo spessore della tavoletta è estremamente contenuto, nella parte bassa si parla di meno di un centimetro, mentre in quella più spessa non si superano i due. La penna inclusa all'interno è una penna passiva molto semplice, non va caricata, ha 4082 livelli di pressione e supporta l'inclinazione fino a 60 gradi. Inoltre c'è anche un tasto programmabile sul lato, e la cosa particolare di questa Wacom One è che sia compatibile anche con delle penne non Wacom. Un elenco è presente sul sito, ve lo metto anche qui in sovrimpressione. Sempre riguardo la tavoletta, non c'è il touch, non ci sono gli express key, ovvero i tasti programmabili, e infine la connessione. Il display funziona attraverso un cavo AX. Da un lato abbiamo l'HDMI e l'USB che dobbiamo collegare al computer per permettere agli input di arrivare, mentre dall'altro c'è l'USB-C che si attacca alla tavoletta e l'alimentazione che va sulla corrente. Tuttavia l'alimentazione si può anche collegare direttamente al computer nel caso fosse in grado di erogare abbastanza potenza attraverso le porte. Lo schermo, non essendo laminato, crea un po' di distanza tra il cursore che vediamo sullo schermo e la punta della penna. Secondo me su una superficie così piccola, 13 pollici, non è un problema così evidente. Lo si nota, ma io per esempio mentre disegnavo non ci ho minimamente fatto caso. Comunque adesso mi vedrete un po' divertirmi a usarla, mi sembra di aver fatto un ritorno alla mia vecchia Cintiq 13 HD, è stato molto nostalgico utilizzare questa tavoletta e devo dire che mi sono trovata molto bene con questa nuova penna più piccola. Inizialmente non ero contentissima di non trovare la Pro Pen 2 all'interno della confezione, anche se ne capisco perfettamente i motivi. Questa è una penna più semplificata rispetto all'altra, però tuttavia l'utilizzo è stato molto piacevole. Per esempio mi sono accorta che la penna inizia a funzionare con una pressione davvero leggerissima, veramente basta sfiorare la superficie.
Come al solito mi vedete lavorare con Photoshop, perché tanto lo sapete, è il mio secondo, anzi terzo braccio, ho una terza mano ed è Photoshop. Però con la tavoletta sono anche inclusi dei programmi, per esempio 6 mesi di Clip Studio Paint, che è uno dei software più amati per i fumetti, Bamboo Paper, 2 mesi di Premiere Rush e Adobe Fresco. E comunque la tavoletta si presta a un utilizzo oltre che solo creativo, anche per esempio con i software per la produttività, per esempio si può lavorare su PowerPoint, modificare dei PDF, prendere appunti. L'utilizzo che se ne può fare è piuttosto versatile. Riguardo invece il prezzo di questa tavoletta, secondo me è abbastanza rivoluzionario all'interno di Wacom, nel senso finora una tavoletta con schermo così economica non si era mai vista, e questa stessa frase l'avevo detta l'anno scorso riguardo la Cintiq 16, quindi questo mi fa ben sperare che Wacom continui anche in futuro a trovare i giusti compromessi tra la qualità, che ovviamente c'è sempre, e i prezzi contenuti, che a tantissime persone ovviamente servono per potersi approcciare al mondo del digitale. È ovvio che per questa dimensione, per queste specifiche, non è la tavoletta più economica sul mercato, ma non credo neanche che lo voglia essere, e quindi queste erano un po' le mie impressioni, ma ovviamente se anche voi ne avete delle altre da condividermi, io sarò felicissima di leggere i vostri commenti. Quello che vi dico è il mio parere, per cui è sempre meglio averne tanti e tanti diversi per poter fare la scelta migliore per noi. Però aspettate la fine del video, perché c'è un'altra cosa di cui voglio parlarvi e che secondo me merita una discussione al riguardo, perché potrebbe anche aprire delle nuove frontiere nell'illustrazione digitale che per il momento non sono ancora state esplorate, diciamo. Ora parliamo un attimo della novità introdotta grazie a questa tavoletta in casa Wacom. C'è anche la possibilità di collegare questa tavoletta a dei dispositivi Android, e questi di conseguenza si adatteranno allo schermo della tavoletta, trasformandosi in una sorta di versione desktop. Adesso l'ho detto molto semplificato, per il momento la lista dei dispositivi è limitata perché è una funzione che soltanto alcuni Android hanno. Io mi sono riuscita a procurare questo Samsung, per il quale ringrazio moltissimo Andrea Bentivegna che me l'ha gentilmente concesso e prestato. Prego, fra, figurati, ciao ciao. E volevo sfruttarlo per farvi vedere un attimo il funzionamento. Per poter fare questo collegamento abbiamo bisogno della tavoletta con relativi cavi, alimentazione, penna e tutto il resto, un dispositivo Android che supporta questa funzione, un hub USB-C che permette gli ingressi sia USB che HDMI e un power bank. E una volta collegato alla tavoletta, sullo schermo appare il Samsung DeX, ovvero il telefono diventa accessibile proprio come se fosse un desktop. Ci sono le finestre, c'è il multitasking, si può passare da un'applicazione all'altra come si farebbe sul PC. Basta avere installate sul nostro telefono delle applicazioni da disegno, come per esempio Photoshop Sketch, Painter, ma anche semplicemente Bamboo Paper, attraverso il quale la nostra tavoletta diventa un vero e proprio blocco appunti. Ovviamente poi si sblocca tutta una serie di possibilità, gli utilizzi sono innumerevoli. Ultimamente per esempio mi ero fissata con questa serie Le regole del Delitto perfetto su Netflix, poi però ho messo i Griffin. Oppure si può giocare a diversi giochi mobile che si adattano già a questa modalità, e perfino fare cose più produttive come lavorare a dei PowerPoint. Io qui me la credevo così tanto che ho voluto provare a collegare anche una tastiera. Mi ha sorpreso in particolare la facilità di registrazione e montaggio video se usiamo il telefono e la tavoletta in combo con Premiere Rush. Un video registrato pochi secondi prima dal telefono può essere subito montato, esportato e caricato con estrema facilità. Infatti dopo pochi minuti di utilizzo mi ero così immersa che mi sembrava davvero di essere seduta di fronte al PC come al solito. Sicuramente questa nuova opportunità è molto interessante. Ha ovviamente i suoi pro e i suoi contro, come d'altronde ogni cosa che è ancora in fase di sviluppo e sta crescendo e migliorando. Quindi per esempio attualmente ci sono dei limiti che non la rendono la cosa più funzionale dell'universo. Per esempio il fatto che andando a sfruttare comunque il processore del telefono questo vada a consumare batteria molto velocemente. L'altra cosa che lo rende un po' limitante è aver bisogno comunque di tutti i relativi cavi e strumenti per poter farlo funzionare. Di conseguenza non è una soluzione che si adatta alla mobilità vera e propria. Puoi sì usarlo per spostarti, ma soltanto seduto ad una scrivania, non puoi usarlo in treno appoggiandoti sulle ginocchia, è un po' scomodo. O meglio, puoi, ma non credo sia il massimo. O ancora, non supportando questa tavoletta il touch, non tutte le applicazioni possono essere sfruttate appieno. Per esempio io ho provato a usare un'applicazione con la quale mi trovo benissimo, soltanto che non c'era nessun modo per zoomare, non sono letteralmente riuscita a trovare una lente di ingrandimento in tutta l'applicazione, questo perché molte applicazioni sono progettate per utilizzare i controlli gestuali, che in questo caso non è possibile. Però è molto interessante pensare un giorno di poter arrivare a utilizzare una tavoletta grafica, dei software diciamo professionali per l'illustrazione, soltanto utilizzando un telefono, magari riuscendo a semplificare lato hardware, quindi avendo bisogno di meno cavi, meno cose, e riuscendo a ottimizzare al meglio questa nuova funzione Android. Chi lo sa, potrebbe diventare davvero qualcosa di interessante. Quindi Runner Ospi, grazie mille per aver visto il video. Io ringrazio molto Wacom, che come al solito mi permette con molta gentilezza di provare le nuove tavolette uscite, e noi ci vediamo con i prossimi video, che tanto non tarderanno ad arrivare. Spero
0, mi auguro. La scorso anno sono stata brava, quest'anno sarò ancora più brava. E nulla, grazie mille per aver visto il video. Un abbraccio e un buffetto affettuoso, ovviamente. Ciao!